Il magnate dei media di Hong Kong, Jimmy Lai, è stato arrestato e la polizia ha fatto irruzione negli uffici dei suoi giornali. È accusato di collusione con forze straniere. Lo riferiscono i media internazionali. Si tratta dell'arresto del personaggio di più alto profilo finora sulla base della controversa legge sulla sicurezza imposta dalla Cina a giugno. Lai è stato una voce di spicco a favore della democrazia e un sostenitore delle proteste scoppiate lo scorso anno. A febbraio, il 71enne con cittadinanza britannica è stato accusato di riunione illegale e intimidazione. In seguito gli è stata concessa la libertà su cauzione. Dopo aver fatto fortuna nel settore dell'abbigliamento, Lai si era avventurato nei media e ha fondato il quotidiano Apple Daily, che è spesso critico nei confronti della leadership di Hong Kong e della Cina continentale. È stato lui stesso un attivista contro il giro di vite di Pechino su Hong Kong. In una recente intervista Lai ha detto: «Sono pronto per il carcere, se arriverà avrò l'opportunità di leggere libri che non ho mai letto, l'unica cosa che posso fare è essere positivo».